Sta per andare in onda Pianeta Oggi, eventi nel mondo. Trasmissione condotta da Massimo Bonella e Alviano Appi. Gentili ascoltatori, buonasera dalla redazione giornalistica di Pianeta Oggi TV da Venezia, che introduce quella che è la panoramica delle notizie prima di passare la linea a Pordenone per la Pianeta Oggi eventi nel mondo. Iniziamo subito con la prima news in primo piano. Mondo di mezzo. La terza corte di appello di Roma ha riconosciuto l'associazione di stampo mafioso, articolo 416 bis, nel processo al Mondo di mezzo, ribaltando la decisione presa in primo grado, ma ridotte le condanne per Massimo Carminati e Salvatore Buzzi. Per l'ex NAR la pena è stata ridotta da 20 anni del primo grado ai 14 anni e 6 mesi inflitti oggi. Per il re delle coop romane dai 19 anni ai 18 e 4 mesi di oggi. Carminati e Buzzi hanno assistito alla lettura della sentenza in videoconferenza delle carceri di Opera e Tolmezzo. Il processo vede imputate 43 persone, riconosciuta a vario titolo l'associazione mafiosa per altri 18 imputati. Veniamo all'altra notizia in primo piano. Legionella, un 29enne bresciano, è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva a Monza dopo aver contratto il batterio della Legionella. Il giovane si era presentato con i sintomi della patologia al pronto soccorso di Gavardo, siamo in provincia di Brescia, e poi è stato portato a Monza. Le sue condizioni sono gravi, ma stabili, secondo i medici. Sono 12 i casi confermati di Legionella e un decesso accertato, fa sapere l'assessore al welfare Gallera. La vittima è una 69enne di Mezzane di Calvisano, in provincia di Brescia. 70 i comuni interessati, ha aggiunto Gallera. L'altra vittima, per sospetta Legionella, a Torino, è una 60enne. La procura acquisisce le cartelle. Ed ora ancora una notizia, veniamo subito a quella che è praticamente la notizia in corso. Genova, il ponte Morandi, la procura di Genova ha acquisito un nuovo video che riprende il momento del crollo del ponte Morandi. Le immagini filmate da un'azienda sono al vaglio degli investigatori. Saranno confrontate con le testimonianze di quanti erano sul viadotto la mattina del 14 agosto e sono riusciti a mettersi in salvo e con l'altro video già in mano ai magistrati. Il governatore della Liguria, Toti, fa sapere che delle 260 famiglie sfollate, solo 21 sono ancora da sistemare. E con questa notizia delle 19.03, come di consuetudine, io rilancio la linea a Pordenone, dove abbiamo in collegamento Skype con Radio Sirius Alviano Appi dell'Associazione Culturale di Sicomoro. A tale proposito ricordo anche il sito internet di questa associazione per qualsiasi persona volesse approfondire, vedere un po' anche le iniziative di questa associazione friulana. Allora, il sito è ilsicomoro.com, ve lo ripeto, è ilsicomoro.com. A questo punto linea ad Alviano Appi, saluto, che mi ero dimenticato, me ne scuso, il nostro editore che rappresenta anche in questo momento la regia centrale a Treviso, Rosario Moreno, e quindi adesso a te Alviano per la consueta trasmissione di approfondimento, prego. Bene, grazie Massimo, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Questa sera non possiamo non parlare di ciò che più o meno si sta parlando un poco in tutto il mondo, un po' di spazio a questo evento è dato sicuramente a tutto il mondo. Noi gli daremo uno spazio con un taglio un po' diverso di quelle che sono le commemorazioni ufficiali, anche se penso che in tante parti del mondo ci saranno delle riflessioni come quelle che cercheremo di fare noi questa sera qui con Marco Grilli. Grazie della tua partecipazione, Marco. Grazie a te, a Rosario per la regia, e grazie anche a Massimo per le notizie che dà.
Ecco, scusate se mi intrometto, a proposito di notizie, devo darvi un aggiornamento che è arrivato appena in questo momento, è stato lanciato, vi dico anche la fonte, il televideo. Dunque, Lombardia, parlavamo di Legionella, di polmonite, c'è cioè un altro decesso, è stata dunque una polmonite da Legionella la causa della morte di un uomo di 82 anni della provincia di Lecco, deceduto l'8 settembre all'ospedale Desio dopo un ricovero di 2 giorni. Quindi ecco, è stato confermato che la causa è appunto questa. Due al momento i decessi accertati per polmonite da Legionella in Lombardia. L'altra vittima è una donna di 69 anni di Mezzane, di Calvisano, Brescia. Ecco, quindi praticamente la notizia, riprende la notizia di prima. Dunque, vediamo di finire il testo rapidamente. Non vi sarebbe connessione tra le due morti, a rilevarlo è l'assessore al welfare della regione Lombardia, Gallera. Rientra nella normale casistica annuale, dice, nel 2018 625 i morti di Legionella. Ma, insomma, è una notizia che va, comunque una situazione che va tenuta sotto controllo. Lina nuovamente a Pordenone, Marco Grilli al Vieno Api, prego. Grazie nuovamente Massimo. Bene, oggi c'è la commemorazione degli attacchi dell'11 settembre all'America. L'America è stata attaccata e ha reagito a questi attacchi, portando a sua volta la guerra innanzitutto in Afghanistan e poi in Iraq, e un po' incendiando la situazione in tutto il Medio Oriente. Ma noi vogliamo fare una commemorazione diversa. Noi vogliamo commemorare da una parte le vittime di quanto è successo l'11 settembre, e allo stesso tempo noi vogliamo ricordare la verità. Una verità che ancora non è stata detta, che non è assolutamente, non solo è uscita azzoppata, ma è uscita uccisa dalla commissione dell'11 settembre. La commissione dell'11 settembre non ha portato alcuna verità, ma ha portato tantissime menzogne. E quindi noi vogliamo cercare di ricordare la verità con quanti ci possono ascoltare. E io partirei dalla breve lettura della riflessione del generale di divisione Smedley Butler, generale di divisione del corpo dei Marines, nella prima metà del Novecento. Sentite che cosa dice Smedley Butler sull'interventismo. Io credo in un'adeguata difesa dei confini nazionali e nient'altro. Se un paese penetra nel nostro territorio per combattere, allora combatteremo. Il problema dell'America è che quando il dollaro guadagna solo il 6% qui da noi, poi si agita e se ne va oltreoceano per guadagnare il 100%. Allora la bandiera segue il dollaro ed i soldati seguono la bandiera. Non andrei di nuovo in guerra, dice il generale Smedley Butler, come ho fatto, per proteggere qualche lercio interesse dei banchieri. Esistono soltanto due cose per le quali dovremmo combattere. Una è la difesa delle nostre case e l'altra è la dichiarazione dei diritti del cittadino. La guerra, per qualsiasi altro motivo, è semplicemente un imbroglio. Non c'è trucco nel carniere delle truffe che la gag militare non utilizzi. Essa ha i suoi uomini dito per indicare i nemici, i suoi uomini muscolo per distruggerlo e i suoi uomini cervello per predisporre i piani di guerra ed un grande capo, il capitalismo supernazionalistico. L'ultima riflessione. Può sembrare strano che io, che sono un militare, adotti un tale termine di paragone. La sincerità mi costringe a farlo. Ho passato 33 anni e 4 mesi in servizio permanente attivo in qualità di membro della compagine militare più agile di questo paese, il Corpo dei Marines.
e con tutti i gradi, da sottotenente a generale di divisione. In questo periodo ho impiegato la maggior parte del mio tempo nella veste di uomo muscolo di rango elevato, per il grande business, per Wall Street e per i banchieri. Per farla in breve, ero un delinquente, un gangster del capitalismo. A quei tempi avevo solo il sospetto di far parte di un racket. Ora ne ho la certezza. Mi sembra un pensiero che ci può introdurre al fatto che le conclusioni della Commissione sull'11 settembre dicono che l'America è stata attaccata da 19 terroristi che hanno preso 4 aerei. Questi 4 aerei sono andati a colpire due, la torre nord e la torre sud del World Trade Center a New York. Un altro si è schiantato nel Pentagono, un ultimo si è schiantato in una zona, di campagna a Shackleville, in Pennsylvania, dove in questo momento c'è il presidente Trump a rendere omaggio agli eventi di quella data. Allora Marco, ci sono delle incongruenze per cui possiamo dire, ma non è così facile veramente credere alla versione di questi 19 dirottatori che riescono a portare questi aerei contro questi obiettivi. Qualcuno dice che fossero anche 20 alla fine della fiera, ma che fossero 19 o 20, bisogna capire se effettivamente ci fossero questi 19 o 20 dirottatori o viceversa non sia successo qualcosa di diverso sostanzialmente, perché questo è ancora da dimostrarsi. Diciamo che il mainstream ha una sua versione, quella diciamo dichiarata ufficiale anche dalla commissione per il 9-11, quindi per l'11 settembre, formatasi negli Stati Uniti. Commissione governativa che però è stata anch'essa comunque vittima di diversi errori. E dall'altra parte abbiamo i cosiddetti bunkers, cioè i complottisti. E the bunkers. E the bunkers, per esempio, come Paolo Attivissimo, lo possiamo citare perché tanto è abbastanza famoso, che sono coloro i quali sostengono la posizione ufficiale. La posizione ufficiale. Che tutto ciò che invece troviamo per esempio nel film documentario di Massimo Mazzucco, che tra le altre cose è fatto benissimo, dura, teoricamente la versione integrale dura qualcosa tipo 5 ore. Tipo 5 ore. Si può trovare anche la versione ridotta, ma tutte le 5 ore meritano di essere viste e posso anche assicurare, proprio perché l'ho visto, che passano via, che è una meraviglia, non te ne accorgi neanche. Tanto è serrato il ritmo, è comunque interessante, c'è l'alternanza di volumi che mantiene vivo l'interesse, i servizi sono curati, le ipotesi non sono peraltro campate in aria, ivi incluso anche il terzo aereo, che è quello che si è schiantato sul Pentagono, che forse non era un aereo, certo, quando invece era qualcos'altro, perché la sua velocità di approccio all'obiettivo comunque era talmente alta, a un'altezza dal suolo impossibile da sostenere per un velivolo lanciato a quella velocità, forse ancora un velivolo militare, ma di sicuro non un velivolo commerciale, adibito a quelli che in inglese si chiamano i commercial flights, cioè i voli di linea. Infatti si dice che contro il Pentagono sia finito un 757, un Boeing, alla velocità di 800 km all'ora e che si sia schiantato sul Pentagono arrivando ad un'altezza non superiore ai 4 metri.
Allora, a chi ci ascolta voglio citare, dopo ti rilascio la... Fisicamente impossibile. Ecco, Fisicamente impossibile. consiglio di andare a vedere l'effetto suolo, che cosa può produrre alle ali di un aereo commerciale a quell'altezza. La densità dell'aria ad un'altezza molto maggiore avrebbe ben prima spezzato le ali di quell'aereo ad un'altitudine ben maggiore. A 10.000 metri si può andare a quella velocità con un aereo e anche a velocità fino a circa 3.000 metri si possono ottenere quelle velocità. 3.000 metri diventano già una velocità soglia. Dopo, a livello del terreno, l'aria è molto più compatta, molto più pesante, le ali si sarebbero fisicamente spezzate. Tant'è che ci sono anche aerei militari che sono praticamente realizzati in modo che in quota, in alta quota, quando devono esprimere il meglio delle proprie prestazioni, anche in termini proprio non solo di velocità di crociera, ma anche di possibilità di raggiungere la velocità di punta, tutto il materiale, soprattutto la parte delle ali, e le sezioni che vengono, diciamo, montate diciamo, in momenti secondari rispetto alla costruzione della fusoliera, hanno comunque le giunzioni che tendono a essere dilatate a livello terra Sì. e poi si serrano man mano che l'aereo raggiunge la quota operativa. Questo è il caso, per esempio, dell'SR-71, il famosissimo Blackbird, l'aereo che tutt'oggi mi pare sia ancora l'aereo che detiene il record di velocità. Aereo estremamente particolare, poi peraltro non era mai stato configurato per gli attacchi, ma era un aereo spia pilotato tra le altre cose da piloti appositamente addestrati dall'USAF, dall'USAF, per la CIA, Sì. perché era concepito come aereo spia, non come aereo d'attacco. Infatti non ha neanche mai avuto in dotazione l'armamento. Piloti con una grandissima professionalità, non certo quei piloti che avevano preso lezioni di volo con dei Piper. I debunkers, bisogna dire, che hanno sostenuto che una volta entrati in possesso della cabina di pilotaggio, non hanno dovuto fare altro che impostare l'aereo automatico, e quindi non hanno dovuto guidare l'apparecchio. Ma sappiamo dai controllori di volo che questo aereo, in modo particolare quello che è andato a schiantarsi contro il Pentagono, è arrivato con una velocità e ha fatto un'evoluzione prima di colpire il Pentagono di 270 gradi, che moltissimi piloti espertissimi hanno detto no, non saremmo stati in grado assolutamente di fare una manovra del genere, e il pilota automatico non può essere utilizzato per fare questo tipo di manovra. Poi, con riferimento proprio a quel frangente, a quella parte dell'edificio colpita, c'è da dire che, caso strano, quella parte di edificio venne rinforzata nel periodo immediatamente precedente a quello dell'attacco subito, come se qualcuno si aspettasse che la cosa succedesse. Così come le Torri Gemelle andarono in manutenzione straordinaria e vennero addirittura isolate al pubblico determinate aree in modo progressivo, perché l'interno delle Torri Gemelle era formato di colonne portanti di metallo, fondamentalmente, Ciao. e di acciaio ad alta resistenza, intorno alle quali era costruito praticamente l'involucro, chiamiamolo così, esterno, come se fosse una sorta di guscio. E stranamente c'erano degli operai di una ditta iper specializzata con materiali sconosciuti alla manutenzione normale e straordinaria in quel periodo, che hanno operato per più di Un mese per negli più di un ascensori. mese negli ascensori, e questo lascia pensare che probabilmente ci fosse qualcosa in atto.
Diremo di più. Beh, Marco, scusami, Prego. hai fatto bene a ricordare che c'è stata questa operazione di manutenzione straordinaria circa un mese e mezzo prima dell'attentato alle Torri Gemelle, e al Pentagono c'era stato il rinforzo della parete esterna. Bene, dovete capire che la parete esterna è stata forata dalla fusoliera, che è la parte più debole di un aereo, e che non vi è traccia dei due motori Rolls-Royce del peso di 3 tonnellate ciascuno e dell'altezza di 3 metri e mezzo. Non vi è. Che mediamente nelle disgrazie aeree lasciano comunque qualche pezzo, non svaniscono mai. Un aereo dell'apertura di 38 metri svanisce entro un foro di circa 8 metri, e una parete che cade successivamente di circa 20 metri. Un aereo che ha quasi 40 metri di apertura senza lasciare nel posto nulla. Questa è la prima considerazione che facciamo sul Pentagono. Da notare comunque che sul Pentagono, e l'aereo che è entrato sul Pentagono avrebbe dovuto essere fermato, perché quando si entra nell'area di Washington c'è una no-fly zone, perché lì c'è la Casa Bianca, e quindi il vice presidente Cheney avrebbe dovuto dare l'ordine di abbattere l'aereo. Invece, come lo testimonia anche il ministro dei trasporti Norman Mileta, che era presente in quel momento al Peacock, che è questa zona di controllo all'interno della Casa Bianca, in modo stupefacente l'ordine di Cheney di abbattere l'aereo che era già entrato all'interno dell'area di Washington non è stato dato. Un'altra cosa veramente curiosa sul Pentagono, lo ricordo a chi ci ascolta, è che il ministro della difesa Rumsfeld era stato inavvicinabile per mezz'ora, e poi incredibilmente lo si trova al Pentagono ad aiutare un barelliere. Ma il lavoro da barelliere non può essere il lavoro di un ministro della difesa in un paese che è sotto attacco, dove sono stati dirottati quattro aerei, e il ministro della difesa non si trova per mezz'ora e dopo viene visto aiutare un barelliere. Ma lo farà un altro barelliere quel lavoro? Avrà dei compiti precipui di organizzazione della difesa un ministro della difesa? Bene, con questo vogliamo mettere in luce che sia il vicepresidente Cheney che il ministro della difesa Rumsfeld hanno avuto un ruolo assolutamente pieno d'ombre in quel momento. Bene, Marco, giustamente tu facevi riferimento al fatto che ci sono state queste persone che hanno lavorato per oltre un mese all'interno delle Torri Gemelle. Le torri vengono colpite una alle 8 e 46 minuti e l'altra alle 9 e qualcosa. Si incendiano e poi cadono in un modo veramente molto poco chiaro, no? Chiaro. Un altro dei fattori molto poco chiari è come abbia fatto quello che è l'edificio del quale non ha mai praticamente parlato nessuno, che era il terzo edificio crollato, che non era neanche attiguo alle Torri Gemelle, ma rispondeva alla stessa proprietà delle Torri Gemelle. Quindi stiamo parlando L'edificio numero 7. numero 7. Sì, l'edificio numero 7, per chi ci ascolta, ricordiamo che cade nel pomeriggio, se non ricordo male, intorno alle ore 17 circa. È un edificio di
47 piani, alto 170 metri, cade in 6 secondi e mezzo. Con una modalità che ricorda esattamente quelle della demolizione controllata, Esatto. il che lascia comunque intuire che probabilmente non sia casuale il suo crollo e che sia stato voluto anche in un certo momento, forse a fare pensare che gli smottamenti, le scosse telluriche violente che ci sono state in seguito al crollo delle Torri Gemelle avessero potuto inficiare anche la tenuta della sua struttura, che quindi sarebbe crollato. Però stranamente la proprietà di questo edificio era la stessa identica delle Torri Gemelle quando gli altri edifici intorno sono rimasti intonsi. Bravissimo. E presentava la stessa, come dire, logica costruttiva delle Torri Gemelle, sebbene sviluppata in modo leggermente diverso, con, tra le altre cose, percentuali di amianto all'interno della struttura altissime, tanto quanto quelle delle Torri Gemelle, che sarebbero dovute andare in manutenzione, costando un patrimonio assurdo alla proprietà, probabilmente addirittura superiore al valore stesso degli edifici. Per cui, per qualche strano motivo, questi tre edifici sono crollati con modalità differenti, in momenti leggermente differenti, ma rispondendo a una stessa logica. A questo punto non è lecito porsi delle domande? Punto di domanda. Ecco, io voglio approfondire un poco questo che tu stai dicendo, perché innanzitutto ricordo i debunkers dicono che si erano sviluppati in seguito a dei pezzi delle Torri Gemelle che avevano colpito l'edificio 7 degli importanti incendi all'interno di questo edificio. Io voglio ricordare a chi ci ascolta che questo era l'edificio pensato in caso di un attacco terroristico o di un attacco con armi chimiche, come sede di operativa per il governatore degli Stati Uniti. Quindi non si sceglie un edificio che con un po' di movimenti Governatore degli Stati tellurici, Uniti? il governatore dello Stato di New York, scusate. E poi, riallacciandomi al quanto hai detto alla grandissima presenza di amianto nelle Torri Gemelle e anche in questo edificio, pochi mesi prima della distruzione delle torri, le torri erano state vendute ad un miliardario, un certo Larry Silverstein, che aveva assicurato 6 settimane prima dell'attacco alle torri, aveva assicurato le Torri Gemelle contro la completa distruzione in seguito ad attacco terroristico. Questi erano i termini con i quali le assicurazioni hanno fatto il contratto, per 3 miliardi di dollari. Valore infinitamente superiore al loro valore commerciale. Quindi, 6 settimane prima dell'attacco alle torri, un miliardario che ha acquistato le torri assicura le stesse contro la loro completa distruzione in seguito ad un attacco terroristico. Non solo, quel giorno lì, cioè il 9, pardon, l'11 settembre, mi viene sempre 9-11, 9-11. anche perché avendo vissuto per un periodo negli Stati Uniti era sempre 9-11. Lui, quel giorno, casualmente, all'ora in cui sostanzialmente sono avvenuti i primi due impatti, non era presente negli edifici, cosa che non era mai successa dalla sua acquisizione, Sì. perché aveva un ufficio all'interno della prima delle due della torre Norm. Nord, mi sembra. E quel giorno, casualmente, se non sbaglio, Gli aveva ricordato un gli impegno. aveva ricordato un impegno che, se non sbaglio, era una visita urologica. Okay. Proprio quel giorno, nel lasso di tempo nel quale poi si è verificato il piccolissimo incidente. Okay. Quindi c'è una serie di stranezze abbastanza importante
Beh, sicuramente, e adesso ne aggiungiamo ancora qualcuna, perché si è formato nel 2007, mi sembra di ricordare, a San Francisco, un'associazione di Architects and Engineers for Engineers, 9/11. per la verità, nell'11 Sì, for settembre. Ci 9/11. sono 2.500 tra ingegneri ed architetti nel mondo che dicono: ma guardate che le torri non potevano cadere in quel modo. Già il costruttore aveva detto: ma guardate che essendo alte 500 metri, io avevo tenuto in conto che potesse esserci Un impatto aereo. un impatto aereo per una disfunzione, per un guasto, per un qualche cosa. E le torri le ho costruite tenendo conto di questo, non sarebbero mai, assolutamente mai crollate. Le torri sono crollate con una velocità simile a quella, dicevamo prima, di una demolizione controllata. I debunkers danno la motivazione che dove c'è stato l'impatto aereo, la parte superiore ad un certo punto ha cominciato a cedere. E dopo, con il peso della parte superiore, sono man mano cedute i piani inferiori. Ma se noi prendiamo un sasso, lo facciamo cadere dalla cima di una delle due torri, e allo stesso tempo immaginiamo che i piani delle torri stanno collassando l'uno sull'altro, cosa arriva prima a terra? Il sasso? O le torri o i piani che collassano gli uni sugli altri, ma certamente il sasso, perché i piani che collassano gli uni sugli altri, dicono gli ingegneri, trovano una resistenza sotto e devono rompere quella resistenza. E invece le torri sono arrivate a terra con la stessa velocità con la quale nel vuoto arriva un sasso. Questa è la prima legge della fisica che hanno contraddetto. Un'altra cosa, che sia i pompieri, sia i poliziotti, sia tantissime persone dicevano: ma noi sentiamo numerosissime esplosioni nel momento in cui le torri si stanno sfasciando, che tra l'altro si sono sbriciolate proprio come se fossero in atto numerose esplosioni. E soprattutto è stato l'acciaio che sosteneva le torri è un acciaio fuso. Hanno fuso l'acciaio. L'acciaio fonde a 1300 gradi, 1200-1300 gradi, e soltanto particolari esplosivi come la nanotermite, un esplosivo soprattutto usato dai militari, No, è è in un grado. esplosivo utilizzato esclusivamente in ambienti militari, per cui la fornitura può essere solo ed esclusivamente di natura militare. Ecco che possiamo capire che cosa succedeva in quei momenti in cui, diciamo in qualche modo, prima della distruzione delle torri, negli ascensori, che sono la zona portante sono tra le zone portanti delle torri, ci sono state quelle lavorazioni così, tra virgolette, oscure. Io vorrei tornare un attimo sui dirottatori, comunque, che prima tu dicevi forse erano 20, fossero stati 19 o 20, in realtà bisogna parlare un poco anche delle telecamere, perché in qualche modo forse sia il Pentagono, sia il coso, bisognerebbe vedere qualche cosa. Ma infatti diciamo, la silhouette del velivolo che si è schiantato sul Pentagono viene ripresa per qualche frazione di secondo da una telecamera che per qualche strano motivo non è rimasta esclusa, mentre tutte le altre, casualmente al momento dell'attacco avevano cessato di funzionare e abbiamo delle riprese, proprio lo fa vedere anche Mazzucco nel suo film, ci sono delle riprese, mi pare, dal parcheggio. Sì, esatto. Dall'area più attigua, dalla quale erano state fatte rimuovere le auto, tra parentesi, e
E se non sbaglio, quel giorno lì non solo erano state fatte rimuovere, ma avevano anche vietato di parcheggiare. Come se i lavori erano già conclusi. I lavori erano già conclusi. Sì, quelli di rafforzamento Quelli di delle rafforzamento della facciate. facciata e della struttura anche interna. Allora, lo stesso Michael Moore nel suo 9-11 Fahrenheit ricorda, guardate che in questo posto intorno al Pentagono di telecamere ce n'erano 85, lo dice perfino l'FBI, tiratele fuori. E dopo noi diciamo tirate fuori quelle dei tre aeroporti, Boston, Dulles, non mi ricordo il terzo dal quale sono partiti Newark, Newark. ecco, da quale sono partiti i dirottatori, perché benissimo, quando io faccio il check-in, quando io faccio, rimango in sala d'attesa, dopo quando mi imbarco, pensate quante, eppure non esiste un'unica foto dei dirottatori. Esistono semplicemente quelle del giorno prima, della sera prima negli alberghi e non per Esatto. tutti, tra Esatto, parentesi. però non ci sono quelle che all'interno che dimostrano che si trovavano all'interno degli aeroporti. Il fatto che molto materiale non venga trovato fa veramente pensare, perché questo riguarda anche le scatole nere delle torri gemelle. Ci sono quattro scatole nere, nessuna di queste scatole, che sono particolarmente costruite. Le scatole nere proprio per resistere a impatti violentissimi viene trovata, mentre sono stati trovati anche pezzi di carne umana, che si riconosce che è carne umana, per quanto illeggibile, e ci sono state grandi difficoltà nel trovare, diciamo, anche il DNA di molte persone, non è ancora stato trovato, mi sembra mancano più di 1.000 e 600 persone. Bene, questo abbiamo dato un poco lo scenario, ma c'è un altro scenario di cui dobbiamo parlare, che è quello che proprio l'11 settembre erano in atto delle manovre militari congiunte. Tantissime manovre militari che hanno fatto in modo di svuotare praticamente la difesa proprio del lato atlantico degli Stati Uniti. C'erano soltanto quattro caccia che erano a disposizione per casi come questo, Ma che non sono mai stati allertati. che non sono mai stati allertati. Nemmeno quando la torre di controllo aveva avuto la certezza che fosse in atto un attacco terroristico. Quindi tra il primo schianto e il secondo schianto, quando Esatto. dopo sono stati lanciati, pare, dei messaggi attraverso la rete di comunicazione del traffico aereo per dire ai piloti, quindi a comandanti e vice comandanti o primi ufficiali di volo, che erano in atto degli attacchi terroristici e quindi di stare attenti e di sostanzialmente di serrarsi in cabina fino alla fine del volo. Esatto. Rimane molto anche strana la posizione dei vertici militari. Diciamo che l'intera catena di comando era stata massacrata da assenze e da sostituzioni con personale che non era in All'altezza. grado. Che l'intera catena di comando è stata confermata, anche se proprio in quelle circostanze, per esempio, il generale Meyers e il generale Eberhard praticamente non erano anch'essi raggiungibili, come era successo con Rumsfeld, per oltre mezz'ora. E solo con grande ritardo, dopo che era caduta, ben oltre il tempo che era caduta la seconda torre, i generali avevano dato l'ordine di sospendere, diciamo, le manovre militari. Quindi ci troviamo di fronte, Marco, ad uno scenario che sembra costrutto dall'interno.
E qua diciamo, prendo colgo la classica palla al balzo per riportare l'attenzione anche a una frase di una delle assistenti di volo dello United 93, che è l'unico volo che non si è schiantato su obiettivi strategici, ma è quello che si è schiantato poi praticamente È stato creando anche creare oggetto di un film. esattamente. Che ha creato un cratere di 44 metri, se non ricordo male, tanto per capirsi, data la violenza dell'impatto, frutto del coraggioso tentativo da parte di alcuni passeggeri di riprendere il controllo dell'aereo, avendo capito che fosse in atto un attentato terroristico, prima che questo attentato terroristico non fosse semplicemente una necessità di atterrare in un qualsiasi aeroporto per dettare delle condizioni, quindi non fosse un semplice sequestro, ma fosse qualcosa di peggio perché ormai era circolata la notizia, l'avevano appresa anche tramite i propri telefoni, parlando con i propri cari che avevano cercato di avvertire, e questa assistente di volo, che in alcune versioni sembra adesso detto in corso un attentato terroristico, ha biascicato per non farsi sentire, perché era stata individuata, ha detto testualmente: It's a frame, è una montatura, È un è inganno. un inganno. Okay? E da qui si sono aperte N altre teorie per le quali tutti i passeggeri effettivamente non si trovassero a bordo dell'aereo quando si è schiantato, e che quindi anche i terroristi non fossero così fisici come invece si volesse fare pensare. Esatto. E che La cosa curiosa dell'aereo schiantato a Shackville è quella che non si sono trovate parti dell'aereo, non si sono trovate valigie, non si sono trovati sedili, non si sono trovate il carrello. L'aereo sembra essersi inabissato in una profonda buca. Larga oltre 6 metri, sopra la quale immediatamente si è ricoperta di terra, però è stata trovata un po' leggermente bruciacchiata la carta d'identità di uno degli attentatori, cioè mancano le ali, mancano i motori, manca la coda, manca tutto, ma riesco a trovare un po' bruciacchiata la carta d'identità di uno degli attentatori. Scusate, Sì, prego. Alviano, Alviano. volevo darvi un attimo un contributo su questo, no? Per quanto riguarda l'aereo, presunto aereo caduto sul Pentagono, ecco, c'è stato nel 2000, dunque era il 2009, un fisico e una donna, la professoressa Lorraine Moret, che l'ha conosciuta anche il nostro amico Maurizio di Portoguaro, no? Saporito, Maurizio Saporito. Esatto, che in associazione a volte capita di incontrarlo, no? E insieme avevamo poi fatto un servizio, l'abbiamo intervistata questa fisica. Praticamente lei era invitata dalla direttrice di Radio Base Popolare Network, un emittente locale di Mestre che ripeteva il circuito Popolare Network in alcune fasce orarie. Ecco che quando c'erano le trasmissioni proprie andava con dei approfondimenti, tra cui una volta aveva trattato l'argomento che state trattando voi adesso. Per farla breve, questa persona, questa fisica, praticamente sosteneva che nei pressi del vicino c'è un distributore, no? Praticamente si vedeva il foro che sembrava tutto meno che un passaggio di un aereo, ma molto probabilmente sembrava un foro piegato di un missile, insomma. Missile, certo. Ma la caratteristica che emerge è la seguente: si sono trovate tracce di uranio impoverito in quelle zone lì,
lì vicinissime al foro, tracce di uranio impoverito. Tant'è vero che poi io poi l'ho intervistata, abbiamo poi ritrasmesso l'intervista, e una sera mi telefona da Los Angeles Massimo Mazzucco, il quale voleva capire un attimo questa cosa, perché non l'aveva mai sentita, gli risultava un elemento nuovo, che poi gli ho spiegato il tutto, e dopo probabilmente lui sarà anche messo in contatto con questa persona, con questa esperta. Poi non lo so come sia andato a finire, però ecco, era solo per darvi questa piccola informazione, Certo, perché è veramente difficile che. questo uranio impoverito lì vicino, queste tracce di uranio impoverito che fanno pensare, insomma, ecco, quindi questo potrebbe essere un elemento interessante da approfondire. Prego. Sì, si pensa che un Boeing 757 viaggi con dell'uranio impoverito Stavano testando probabilmente un nuovo tipo di carburante. Allora, io vorrei fare adesso una piccola somma delle peculiarità di questo evento. Uno, l'11 settembre 2001 è un giorno in cui la difesa aerea è totalmente sguarnita. Ci sono solo quattro caccia a difendere tutta l'area nord-est degli Stati Uniti d'America, che tra l'altro è la più importante. C'è Washington con la capitale e c'è la città più emblematica degli States, che è New York. Secondo punto, ci sono 19 dirottatori. Di questi 19 dirottatori non esiste alcuna foto. Che loro fossero presenti quel giorno e avessero preso uno di quegli aerei che sono stati dirottati. Poi cadono delle torri. Le torri, quando cadono, cadono con degli scoppi all'interno molto numerosi, molto forti, che spediscono addirittura fuori dalla propria asse perpendicolare travi di acciaio del peso di molte tonnellate. Vanno al suolo con la velocità di come cade un peso libero nell'aria. Non viene trovata nessuna delle scatole nere degli aerei, che poi in realtà si tratta di scatole arancioni. Cade un altro edificio, l'edificio numero 7 di 47 piani, che non era stato colpito da nessun aereo. Al Pentagono si schianta un Boeing 757 alla velocità di 800 km all'ora, ed una cosa che non avrebbe fisicamente potuto accadere, perché l'effetto suolo avrebbe impedito a questo aereo di tenere le proprie ali già ad altitudini molto superiore. In più, il foro che si vede al Pentagono è di una grandezza molto inferiore a quella dell'apertura alare dell'aereo. A Shanksville precipita un aereo che scompare sottoterra, e siccome i soccorritori giungono dopo pochissimo tempo, lo stesso sindaco di Shackleville non crede ai propri occhi e dice chiaramente: ma qui non è precipitato un Boeing, qui è precipitato qualcos'altro. Certo, qualcosa è successo, ma non si tratta dell'aereo passeggeri che ci vogliono far credere. E la catena di comando si comporta in modo assolutamente schizofrenico. Due generali non si fanno trovare per oltre mezz'ora e sono gli addetti ai comandi, e a nessuno viene rimproverato la mancata tempestività Anzi, non lo viene neanche promosso. nel FNAR. Infatti,
il generale Meyers diventa il generale delle forze armate congiunte, che è il massimo grado delle forze militari americane. Il presidente, il ministro della difesa Rumsfeld non viene rintracciato per un'intera mezz'ora e viene visto aiutare i barellieri. Il vicepresidente Cheney non dà l'ordine di abbattere un aereo che è entrato nella no-fly zone di Washington, sebbene già si sapeva che le due torri erano state colpite. Questo aereo si schianterà nel Pentagono. Voglio dare un'altra informazione. Pochi giorni prima, soltanto siamo nel 2001, in un momento in cui il turismo è la voce che ha superato tutte le altre come fonte di guadagno. Il turismo è la cosa che sta rendendo di più al mondo. E quindi possiamo immaginare i viaggi aerei, le compagnie aerei sono molto quotate. Ma la American e la United Airlines sono le uniche due compagnie che in borsa, pochi giorni prima e il giorno prima, subiscono sostanziali ribassi, vengono colpite da notevoli ribassi. Ricordiamo infine che Larry Silverstein, il miliardario che poche settimane prima della caduta delle torri, le assicura per il valore di 3 miliardi dalla loro distruzione totale in seguito ad attacchi terroristici. Allora io voglio finire con un'ultima riflessione con chi ci ascolta. Il vero attentato è stato fatto alle nostre menti in quel momento. Io posso capire, abbiamo reagito tanto di pancia, di cuore, di empatia per la situazione delle vittime, per quello che ci veniva mostrato in quel momento, ma dopo un poco avremmo dovuto riprendere le nostre forze, avremmo dovuto riprendere un po' di vigore mentale, avremmo dovuto riprendere un po' di coraggio. Questo lo dico soprattutto al settore dell'informazione, ai giornalisti. Onore a Massimo Mazzucco, a persone come Giulietto Chiesa, che hanno cercato, dopo i primi momenti di incredulità, lo stesso Massimo Mazzucco diceva: ma io al momento non avrei mai pensato che questo attacco in realtà non fosse quello che ci hanno voluto far credere, ma che in realtà fosse ben altro. Gli americani pochi giorni dopo hanno avuto il Patriot Act, cioè una restrizione di tutti i diritti civili. Le prime vittime di questo, diciamo, attacco alla libertà e anche attacco alla capacità di cercare di vedere la verità dove c'è. Io lo ripeto, non c'è bisogno di grandi esperti. Guardate il campo di Shackville e dite a voi stessi, può qui scomparire un Boeing 757? Guardate l'attacco al Pentagono e semplicemente guardandolo, domandate a voi stessi, può qui scomparire totalmente un Boeing 757? Guardate l'attacco alle Torri Gemelle e provate a chiedervi, possono delle torri frantumarsi in questo modo e crollare a terra in quel modo in seguito agli incidenti degli aerei? Domandatevelo, perché dopo pochi istanti, dopo alcuni minuti, gli incendi all'interno delle torri stavano man mano diminuendo. E poi guardate l'edificio numero 7. Com'è possibile che cada un edificio di 47 piani, alto 169 metri, in quel modo in 6 secondi e mezzo, se non per mezzo di una demolizione controllata?
e chi le ha fatte queste demolizioni controllate? Chi può usare la nanotermite? Domandate alla vostra intelligenza interna. Noi abbiamo bisogno di riprendere la nostra integrità come individui, di andare oltre queste falsità così tremende che ci affamano l'anima. Io davanti a queste cose penso che moltissime persone siano, e nel tempo lo saranno molte di più, affamate di verità, che è una fame che fa più male della mancanza di cibo e anche della mancanza di acqua. Vi saluto con questo invito. Riprendiamoci un po' il profumo della verità, che è un fiore molto bello, molto profumato, ma che allo stesso tempo cresce, e il fiore della verità cresce sul granito. E il granito te lo trovi lì anche dopo moltissimi anni a chiederti quella verità che quel fiore rappresenta. Vi saluto con questa suggestione e questo invito. Andate a cercare tutti che ci ascoltate la verità sull'11 settembre. Ascoltate pure le posizioni della controparte e chiedete alla vostra mente, ai debunkers, ascoltate pure le osservazioni dei debunkers e chiedete alla vostra mente, è possibile che sia andato così, come hanno detto loro? Un buonasera a tutti da Adriano Appi. E da Marco Grilli. Grazie. A te, Massimo. Bene, bene, bene. Allora, dunque, 19:56, prendiamo la linea qui da Venezia, dalla redazione di Pianeta Oggi TV. Una notizia in conclusione, abbiamo da darvi conto dunque, ci sono stati degli arresti a Ballarò. Siamo a Palermo, eccolo qui. Il tempo che il monitor me la lasse. Allora, i carabinieri di Palermo, Piazza Verdi, nell'ambito dell'indagine Pegasus, hanno eseguito 22 misure cautelari, 7 in carcere, 8 ai domiciliari e 7 sottoposti a obbligo di presentazione, ritenuti responsabili, tra l'altro, di associazione per delinquere finalizzata a traffico di droga. Sgominato un gruppo attivo nel quartiere Ballarò di Palermo. Si ritiene che alla guida ci fosse Silvio Mazzucco, già condannato per estorsione aggravata dal metodo mafioso, e Giovanni Rao, considerati vicini alla famiglia mafiosa di Palermo Centro. E con questa notizia si conclude quindi anche la trasmissione Pianeta Oggi 20 del Mondo. Un saluto a Pordenone, ad Adriano Appi e Marco Grilli dell'Associazione Culturale il Sicomoro. Un saluto alla regia centrale, all'editore di Radio Science TV Rosario Moreno, che grazie a lui siamo andati in onda. Grazie anche a voi che ci avete seguito, signore e signori. Buonasera e appuntamento a questa sera in seconda serata su Video Telecamera con Pianeta Oggi Reporter. Anzi, no, scusate, domani sera in seconda serata, vuol dire intorno alle 23, a Video Telecamera UHF 46. A presto. Avete ascoltato Pianeta Oggi, eventi nel mondo, trasmissione condotta da Massimo Bonella e Aviano Appi. Vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione.